Allora, qual è il tuo perché? Il mio perché? Sì. Bella domanda. Bella domanda. Ti agevolo un attimo. Sì. Qual è lo scopo della tua vita? Innanzitutto vivere e essere me stesso. Bella domanda. E non so, anche rendere il mondo migliore, anche partendo proprio dalle piccole cose, dal tuo piccolo quartiere, per poter migliorare. Essere in vita. Ah, non lo so, fare schifo. No? Non lo so. No, non lo so. Perché? Boh. Qual è lo scopo della tua vita? Essere felice, lavorare, avere una famiglia. La serenità e la felicità, probabilmente. Nella mia vita, non lo so. Perché cosa ti spinge ad alzarti tutte le mattine? Quello è il mio futuro, che mi piacerebbe diventare pilota. Qual è il tuo perché? Nella vita? Sì. Non lo so, pensavo una cosa meno filosofica. No, non è. Diciamo, dai, qual è lo scopo della tua vita? Non lo so. Cosa ti spinge ad alzarti tutte le mattine? Trovare una risposta a questa domanda. Il mio perché? Ma io non ho un perché. Io vivo la vita al momento come c'è, nei giorni. Qual è lo scopo giorni. Della tua vita? Lavorare, perché è quello. Lavoro e basta. Il mio perché? Esatto. Il mio perché è essere felice, la felicità. Lo scopo della nostra vita, esatto, qual è? Ma penso fare del bene. Ma che cosa? Qual è lo scopo della sua vita? Essere felice. Qual è il suo perché? Qual è lo scopo della sua vita? Vivere felice. Il mio perché? Sì. In che senso? Qual è lo scopo della tua vita? Lo scopo della mia vita? Ma star bene, lavorare, cercare di vivere dignitosamente, ecco, tutto qua. Ho tanti perché. Quello più importante. Oddio. Riuscire a capire perché, dare un senso, non so. Sì. Perché sono qua. Qual è lo scopo della tua vita allora? Allora, non è una roba statica, però sono tanti obiettivi. Tendo magari, non so, a realizzarmi, soddisfarmi, essere completa. Il mio perché? Su sì. Cosa? Nella vita. Nella vita, non ho un perché. Allora, qual è lo scopo della tua vita? Me lo chiedo da quando sono nato. Perché? 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 Perché ancora nel 2020 ci sono delle discriminazioni di razza e di genere? Qual è lo scopo della tua vita? Quello di essere felice, quindi questo è il mio perché. Qual è lo scopo della sua vita? È una domanda che richiede una certa... Beh, una parte del mio scopo sono loro, no? È il futuro, è una trasmissione, far sì che il mondo sia migliore per loro soprattutto. Qual è il tuo perché? Stare bene. Ok, diciamo lo scopo della tua vita. Dai, essere curiosi, dai. Domanda difficile questa, eh? Ci vogliono tante parole per rispondere a questa domanda. Sì. Pensarci sempre un po' di più di quanto non facciamo. Il mio perché è lei. Lo scopo della tua vita? È mia moglie. Ma ci sono tanti perché. Qual è lo scopo della tua vita? Soddisfazione. Cioè trovare sempre le cose che ti danno il motivo, ti danno una spinta di andare avanti. Stimolo, un stimolo, sì. Migliorare me stesso è meglio per migliorare gli altri, se vuoi. Vivere sempre al meglio. Qual è il tuo perché? Qual è lo scopo della tua vita? Realizzare i miei sogni, credo. Il perché di cosa? Della vita. Diciamo, qual è lo scopo della sua vita? Me lo chiedo tutti i giorni qual è lo scopo della vita, ma non ho ancora trovato una risposta. Lo scopo della mia vita è cercare di dare il meglio ai miei figli. Cerco di vivere la mia vita come meglio posso, cercando di realizzare quasi tutti i miei desideri, perché tutti è impossibile. E mi piacerebbe avere un mondo dove la gente pensasse più positivo. Ma il mio perché in quali termini? Diciamo, qual è lo scopo della tua vita? Essere felice e rendere felice le persone a cui voglio bene, che mi rendono felice. Il mio perché? Sì. Le solite cose, perché esisto, perché no, faccio il suo questo. Perché, diciamo, lo scopo della sua vita. Ho un grossissimo progetto che riguarda l'umanità. La mia vita vorrei fare tante cose e magari sistemare anche mia madre economicamente. Qual è lo scopo della tua vita? A
Autorealizzazione personale, autorealizzazione sulle relazioni con gli amici, famiglia, familiari, amici. Lo scopo della mia vita è quello di stare sereno, stare felice, ovviamente riuscire a superare i problemi che ovviamente la vita ti propone e far di tutto per far stare bene i miei figli, secondo quello che il buon Dio ci dà di fare. Ce ne sono tanti di perché. Qual è lo scopo della sua vita? Lasciare un segno. Cerchiamo sempre la felicità. Sicuramente disfamare le persone molto povere, molto diciamo bisognose e no, vabbè. Consumare, essere un consumista, diciamo consumare le risorse del pianeta. E boh. Qual è il suo perché? Perché me lo chiedi? Qual è lo scopo della sua vita? Guarda, una figlia. È bella domanda. Non lo so, è lo scopo quello di vivere felice. Tosta rispondere a questa domanda. Qual è lo scopo della tua vita? Essere felice, vivere con serenità, scoprire cose nuove tutti i giorni. Qual è il suo perché? Perché di cosa? Non so di cosa ti... Qual è lo scopo della sua vita? Stare bene, fare tutto per stare bene, dai. Qual è il tuo perché? Non lo so, sai. Qual è lo scopo della tua vita? E migliorare sempre di più. Qual è il tuo perché? Che vuol dire? Qual è lo scopo della tua vita? Laurearmi intanto adesso. Il mio perché? Sì. Questo. Qual è lo scopo della tua vita? Non lo saprò, forse no. Boh. Il mio perché? Sì. Chiedermi il perché. Qual è lo scopo della sua vita? Lo scopo della mia vita è riversare tutto sui figli e sui nipoti, questo è il mio scopo. Qual è il suo perché? Merito a che cosa? Alla vita, alla perché vita. Sono qua? Lo scopo della sua vita, ecco. Non è una domanda facile, esatto, sì, lo scopo della vita, probabilmente migliorarmi di giorno in giorno. Non lo so, è troppo difficile come domanda così su dove viene. Il mio perché? Sì. Ma perché no? Allora ti agevolo, qual è lo scopo della tua vita? Ma guarda, trovare uno scopo solo, un po' riduttivo, diciamo, no? Di stringerlo in uno. Ma essere soddisfatti di quello che si fa. Beh, mi sembra molto... In generale, poi non perdersi, diciamo, le occasioni che ti fanno star meglio. Il mio perché è la figa, ragazzi. Quindi il tuo scopo della vita è... La figa. Purtroppo è vero, cioè nessuno lo dice, le TV non le dicono, ma gli onesti come noi. Ah, e arrivare a scrivere il mio cognome là sopra al posto della scritta Unicredit. Quello è un obiettivo, metti caso che domani lo vedrai, vedi? Poi raggiunto... Cambierebbe? Perché... Oh, perché mi piace vivere. Migliorare la vita delle persone. Quello è un obiettivo pure. Qual è il tuo perché? Scusami? Lo scopo della tua vita. Domanda per una domenica pomeriggio. Non lo so, spiegarmi come sia possibile vivere un tantino più tranquillamente intorno agli altri. Il mio perché? Sì. Non lo so, cioè non mi descrivo da sola, però penso magari piaccio caratterialmente alle persone, quindi... Diciamo, qual è lo scopo della tua vita? Lo scopo della mia amica? Fare quello che mi piace fare e realizzarmi lavorativamente. Il mio perché innanzitutto è partire da un presupposto, che il perché nasce dalla domanda che ti fai. Sì, diciamo lo scopo della vita, ecco. No, il scopo della vita è quello di vivere bene, di lavorare poco per quello che necessita, poi tra le altre cose, giusto? Certo. Chiara, credo che proprio ne sia cosciente di quelle, parlavo proprio prima. Mi sono appena dimessa, guarda. Cioè lei è una manager affermata, si è dimessa 2 settimane fa per seguire il suo perché. Ti sei mai chiesto qual è la differenza sostanziale che passa tra lo scopo e l'obiettivo? Il tutto passa da alcune domande fondamentali. Lo scopo è il perché fai quello che fai e per chi lo fai. È un qualcosa che non raggiungiamo, ma che ci spinge costantemente a fare, ci motiva all'azione. Mentre l'obiettivo è il come intendi perseguire il tuo scopo, cioè attraverso quali passi, quali passaggi e quali obiettivi percorrerai per continuare ad andare verso il tuo scopo, cioè verso ciò che tu più desideri nel tuo ruolo come uomo, come donna, come marito o come moglie, come amico o come figlia. Insomma, lo scopo è perché fai quello che fai e l'obiettivo è come lo fai.